che vuol dire? Si possono venerare gli animali, questa è una forma di idolatria. Io voglio bene a qualunque creatura, la difendo, penso che vada rispettata nella sua vita, ma non ne faccio un feticcio. Ecco, il rischio qual è stato? Ideologizzando battaglie anche sacrosante a difesa di pezzi della realtà naturale, ci siamo costruiti una serie di idoli politicamente corretti, intoccabili, che andavano carezzati, guardati da lontano e mani composte nell'unità. Lo sguardo che esercita Papa Francesco e che ci invita a esercitare è uno sguardo che ci ridà il senso dell'unità delle cose, del creato, il posto dell'uomo dentro il grande contenitore della natura che gli è stata affidata. Due verbi chiave sono custodire e coltivare. Il coltivare è un movimento in avanti, è una custodia dinamica quella che è data agli esseri umani, non è una custodia congelata in un'ammirazione ferma, è inutile sostanzialmente. È l'aiuto che è stato offerto anche a un pensiero laico a saper dare armonia a ciò che era diventato profondamente disarmonico e contrappositivo. Questa è la forza della Laudato Si. È l'idea che c'è una circolarità felice che va ricostruita in tutto, nel rapporto con l'ambiente nel quale siamo, in tutte le attività che vengono svolte, nella relazione con tutti i viventi, ma non solo con gli esseri viventi, anche con le cose che consideriamo inanimate, che inanimate non sono, perché sono segno della grandezza del Creatore. È un'immagine che il Papa usa proprio a proposito delle montagne. Noi siamo fra montagne straordinarie come quelle che circondano e danno senso a questa valle, e danno senso a questa valle. Questa è la parola. Addirittura non solo il patrimonio naturale, ma anche il patrimonio storico, quello a cui l'uomo è venuto. In questo senso, dicevo, della custodia dinamica, è anche un concetto di ecologia che abbraccia l'umano e certo, e lo incammina verso un futuro che sia ancora umano. Perché l'altro grande pensiero che attraversa questa preoccupazione è che noi ci concentriamo così tanto nella difesa feticistica di alcuni pezzi della natura che rischiamo di smarrire la consapevolezza delle derive che disumanizzano attraverso una tecnoscienza padrona che dettaleggia tutto, quanto questa è la parte più politica e più spinosa per qualcuno dell'enciclica, lo incamminano verso un futuro che non è, lo dico così, che è indecente dal punto di vista dell'umanità e di un umanesimo concreto, vivibile, condivisibile. Un'altra parola chiave è l'iniquità planetaria, cioè la mancata salvaguardia dell'ambiente, del creato, comporta anche la distruzione dell'uomo. Per cui in alcune pagine, anche le più poetiche, il Papa dice che non dobbiamo solo commuoverci davanti ad un fiume inquinato, davanti ad un animale morente, ma allo stesso modo davanti al volto. Sì, al punto 106 il Papa dice: l'essere umano e le cose hanno cessato di darsi amichevolmente la mano, diventando invece dei contendenti. L'altra parola che usa il Papa dice: è passata la voglia di spremere il pianeta fino al limite e oltre il limite. La perdita del limite è l'altra radice profonda dell'irragionevolezza del tempo che viviamo. Se perdiamo il senso del limite, perdiamo la capacità di essere contenitori della bellezza che c'è data, di saperla trasferire dentro di noi e quindi di rispettarla. Non abbiamo più misura, e lo smisurato diventa il nostro nemico, paradossalmente. Ecco perché diventiamo contendenti con tutto ciò che ci circonda. Ma è una battaglia insensata, perché se noi prevalessimo su ciò che ci è stato dato in eredità come compito, che è il mondo nel quale viviamo, e che io non limito soltanto al pianeta dove siamo, sono di quelli che pensa che se il Padre Eterno ci ha messo in questo universo, che scopriremo poco a poco, come poco a poco abbiamo scoperto il Gran Libro della Terra, e se continueremo a leggere il Gran Libro della Natura, quello che Galileo diceva che era scritto
con la mano, da mano di Dio in caratteri matematici, scopriremo sempre qualcosa che ci supera e che ci riconduce però al senso del limite, ci fa capire quanto siamo piccoli e quanto possiamo e dobbiamo essere grandi dentro la grandezza che ci è data come orizzonte. E credo che anche questo sia un grande servizio che il Papa fa alla consapevolezza di tutti, lo fa con parole che possono accettare anche quelli che non le hanno accettate in altri momenti, richiami della Chiesa su questo punto fondamentale. Richiami, che è il superamento del limite e la non accettazione del limite, che è dentro l'idea di fondo dell'enciclica, non l'abbiamo ancora citata, noi non siamo Dio, dice Francesco nell'enciclica, la terra ci precede e ci è stata data, la terra ci precede e ci è stata data, e noi non siamo Dio, che è l'illimitato, l'infinito. Qui arriviamo all'altra immagine della casa comune, e anche quella ci è stata data e dobbiamo tramandare una proiezione futura. Ecco, fra le attualizzazioni, le applicazioni che ho trovato stimolanti, è stato un riferimento alle persone che per questa sfida, che è sociale e ambientale insieme, hanno donato la vita. Ci sono anche i martiri della Laudato Si, possiamo dire. Se pensiamo quanti anche quest'anno, soprattutto nel mondo impoverito, sono stati uccisi perché hanno portato avanti un impegno per l'uomo che è insieme anche un impegno per l'ambiente. E a proposito, ho riletto in quest'ottica anche questo formidabile testamento spirituale che padre Jacques ha lasciato, cui giustamente Avvenire anche ha dato spazio, questa lettera ai turisti del parroco di Rouen, in cui in uno dei passaggi mette in evidenza, proprio cogliendo i due poli, l'attenzione all'uomo, vivete la fraternità, vivete l'attenzione al prossimo e l'attenzione all'ambiente. E mi ha commosso vedere come così in questo articolo, che poi è un po' appunto è classico, no, dei nostri notiziari, l'augurio ai turisti, questo parroco martire, anche lui, ultimo di una lunga serie. Parroco santo, come tutti i martiri, questo è solo questione di una formalità, lo dico sapendo di non dire un'eresia, i sacerdoti mi potranno correggere, ma quando uno viene ucciso da un fide, non c'è dubbio sul fatto che sia un santo e martire. Padre Jacques usa due parole chiave, appunto, sono quelle che richiamano l'idea di fraternità e al rispetto nei confronti di coloro in cui nel tempo dell'estate si può stare, no? Insieme a costruire qualcosa di diverso. Dunque, Diego, tu hai posto diversi tipi di problemi. Allora, andiamo per ordine. Gli impoverimenti del mondo. Di cosa sono frutto? Sono frutto naturale, sono frutto di una casualità, sono frutto delle siccità, le carestie che da sempre funestano la vita delle comunità umane in tante parti del mondo. In parte ci sono dei cicli della terra e in parte ci sono delle condizioni ambientali sfavorevoli. Noi stiamo imparando che la responsabilità dell'uomo su essere, come è stato detto tante volte, continuatore qui e ora della creazione, questa è la responsabilità davanti a Dio che ha l'uomo, lo ha portato ad agire su delle leve che non hanno stravolto i ritmi della vita del mondo, però li hanno sensibilmente influito su di essi. Cioè, io dico spesso, non illudiamoci, non siamo noi che possiamo scaldare il pianeta più di quanto non facciano una serie di vulcani che si mettono a eruttare in contemporanea. È evidente che c'è una forza dentro la natura, è la crosta di questo pianeta alla quale siamo aggrappati, dentro cova un cuore caldo, rovente, che è capace di esprimere una potenza che ci fa sembrare piccoli, niente a confronto. Però noi abbiamo un'altra capacità terribile, che è quella di avvelenare.
avvelenare le relazioni. Noi possiamo farle bellissime o possiamo avvelenarle. Questa è la tentazione del male. È il male che c'è nella vita di uomo. C'è il bene e c'è il male. Il bene è continuare a saper interpretare lo spartito di Dio, rubargli il mestiere, ascoltando il mondo, ascoltando gli altri, sapendo corrispondere con tutto ciò di bello che ci ha messo a disposizione. L'altro mestiere è negare Dio, oltraggiarlo, chiudendoci a questo ascolto, a questo rapporto fecondo e usando male ciò che abbiamo, soprattutto avvelenandolo. A me sapete cos'è che sconvolge? Uno dei motivi per cui ho sempre portato verso le pagine avvenire abbiamo fatto questa grande campagna informativa sulla Terra dei Fuochi. Penso bellissimo Italia, come il vostro, la chiamavano la campagna Felix, la terra più fertile che ci fosse, quella per cui si sono, diciamo chiaro, scannati francesi, spagnoli, imperiali tedeschi, tutti volevano andare laggiù e conquistarla perché era un regno meraviglioso che regalava tutte le ricchezze possibili, però abbiamo trasformato in una discarica di veleni italiani. La cosa che mi ha sconvolto di più è stato vedere certificato che l'avvelenamento delle falde acquifere lì arriverà al culmine nel 2063. Nel 2063, quando io avrò 105 anni. Questo vuol dire un'ennesima festa di avvenire, speriamo. Sì, no, io dico, arriverà al culmine, ma questo è chiaro, quello che è già stato avviato, che non bisogna fermare, bisogna cercare di invertire il trend. Sapendo che dei danni sono già stati fatti, ma soprattutto significa non continuare a farlo questo. Che vuol dire che ciò che noi avveleniamo oggi avvelena la vita dei figli nostri e dei figli dei nostri figli. La consapevolezza che ci è chiesta è sapere che non c'è nulla che noi nascondiamo ai nostri occhi sotto la terra di sbagliato che può salvarci e può salvare ciò che proviene da noi. Questa è la consapevolezza che ci è chiesta. Questa è la fascinazione del male che ci illude che un guadagno immediato non abbia un prezzo da pagare domani. E noi ci facciamo convincere che è così. Ci facciamo convincere che è così. E invece non è così. Ho detto con un esempio, forse un po' troppo accalorandomi, però questo vale, guardate bene, mutandis mutandis, questo vale per i processi economici. Quando il Papa chiede un'economia circolare, che era quella dei nostri vecchi, la saggezza che ci hanno insegnato i nostri vecchi, e noi dobbiamo riprodurre nelle modalità nuove, non mantenendo un'economia arcaica, ovviamente, ma sapendo creare dei cicli produttivi nei quali non ci sono scorie irrimediabili. La circolarità è rimettere tutto nel ciclo della produzione, del consumo e della restituzione all'ambiente nel quale stiamo. E questo è possibile. Dobbiamo applicarci a perché questo si realizzi. Dei cicli virtuosi nei quali nulla diventa minaccia per il futuro e per i nostri figli. Tutto è parte di un progetto che contempla il riutilizzo. Io sono disposto a fare tutti i sacrifici del mondo. Se mi viene di intelligenza, di applicazione, sapete che in tante parti d'Italia ci sono parrocchie a fare i corsi mi viene da ridere, sulla raccolta differenziata della immondizia o della monnezza, come abbiamo imparato a dire tutti dopo il caso di Napoli, no? Quando adesso sta succedendo a Cinisi, rischia di accadere a Roma, nella capitale d'Italia, quindi figuriamoci. Cioè imparare a quello che i nostri vecchi sapevano far benissimo, perché facevano le divisioni in base a come potevano essere riciclate le cose in maniera migliore, ciò che serviva per concimare, ciò che serviva per essere riutilizzato, non c'era nulla che non venisse fatto e disfatto e riutilizzato tutte le volte che serviva, quante volte no. Vabbè, diciamo che è una memoria che quelli della mia generazione non hanno perso, ma che forse quella delle mie figlie ha bisogno di essere rinfrescata molto come memoria, perché non ci sono tanti esempi concreti sotto il nostro sguardo, ma insegnare a dividere le cose. Io sempre metto quei vasetti dello yogurt nel quale tu puoi fare, togli il tappo e alluminio e lo metti nell'alluminio e lo ricicli. C'è la carta dell'etichetta intorno che puoi far così, la togli e la ricicli come carta, il PVC lo acciacchi
e lo metti e facciamole una buona volta queste cose più diffusamente, se questo serve a vivere meglio e non impestare il mondo di cose che poi non sappiamo gestire o che lo rendono più brutto. A proposito, Marco, che valutazione possiamo dare, date dell'accordo di Parigi? Ecco, nella tua biografia, che non ho terminato, c'è una lunga storia di cronista nella politica nazionale ma anche nella politica estera. Sappiamo che Avvenire è molto apprezzato anche per la sua pagina degli esteri, quindi hai dentro quello sguardo acuto, insomma, un po' disincantato. Che ne è di questo accordo che sulla carta pone dei limiti, pone un obiettivo preciso? Sì, ci abbiamo a COP22 che saranno negoziati l'applicazione, COP21 Parigi è stato un punto di svolta comunque, perché per faticoso che sia stato questo accordo, e la spinta della Dato sì è stata una spinta poderosa, perché non si sottraessero al dovere quelli che stavano negoziando, segna davvero un cambiamento nell'agenda, cioè dice che le potenze statuali, quelle sovrane considerate, in dialogo con le altre realtà sovranazionali, anche tante ONG che hanno trovato parola in quell'assise, hanno deciso che questa è davvero una questione seria. A me interessa soprattutto questo, cioè non si può più far finta che il problema sia solo di alcuni e riguardi solo una parte del mondo. Io lo so, da uomo dell'Occidente, da uomo europeo, che ho un debito ecologico nei confronti del resto del mondo. Io lo so che la mia parte del mondo per 150, 180 anni e più ha consumato troppo. Io lo so di far parte di quel quinto dell'umanità che sino ad oggi ha utilizzato i 4/5 delle risorse dell'orbe terracqueo. E non posso dimenticarlo. Però insieme a quell'altra parte del mondo e dell'umanità che sta crescendo, che ha preso la strada dello sviluppo, devo trovare una misura, ecco che ritorno alla questione del limite, per far sì che lo sviluppo di tutti sia in equilibrio e non precipiti il mondo in una stagione ancora più nera di quella che stiamo vivendo. Qualcuno, penso che molti di noi, di quelli che siamo qui riuniti stasera, hanno negli occhi anche delle immagini di ciò che è accaduto e sta accadendo ai fiumi in Cina. Sono diventati dei rigagnoli neri, pece, densi, che non hanno più nulla dell'acqua dei fiumi, degli uccelli di queste montagne. Quello non può essere il prezzo dello sviluppo, non deve essere. E bisogna che i potenti e i governanti di ogni angolo del mondo abbiano chiaro che non potrà esserci uno sviluppo sostenibile se il prezzo da pagare sarà questo, un'accelerazione ulteriore del consumo delle risorse. È evidente, il Papa arriva a usare il termine decrescita nel testo. Io non sono uno di quelli che parla di decrescita, perché credo che, a parte che amo parlare più di sviluppo che di crescita, però io so, ho la consapevolezza, l'ho acuita in questi anni, che noi non possiamo pensare a un organismo vivente che smette di svilupparsi. Se smette di svilupparsi inizia a morire. Quindi uno sviluppo è necessario. Il problema è che sia uno sviluppo equilibrato, sostenibile, che vuol dire probabilmente arretrare in alcune cose per crescere di più in altre. Questo in fondo, anzi per principio, e ciò che ci viene chiesto dalla Dato sì, quando ci interpella non soltanto sui principi astratti, ma dice: rendiamoci conto che c'è all'ordine del giorno della vita degli stati e dei singoli un cambiamento dello stile di vita, cioè qualcosa che interpella profondamente la nostra quotidianità, il nostro modo di vivere. Questo è il punto, è la sfida che dobbiamo saper affrontare, e rendiamoci conto che dobbiamo saperla fare insieme. Cioè, non può darsi uno sviluppo equilibrato e sostenibile in Europa, dove abbiamo appreso la lezione, se in contemporanea in Cina non accade lo stesso, non accade in Vietnam, non accade in Laos, non accade in Nigeria, non accade in Sudafrica. Pensate, solo un dato che ve lo do in grosso così, che un terzo dell'inquinamento che c'è sui cieli d'America viene direttamente attraverso il Pacifico dall'estremo oriente asiatico.
quindi dalla Cina, dalla Corea, dal Giappone e via dicendo. Quando Papa parla di casa comune ci ricorda questo. A Parigi si è fatto un passo avanti verso questa consapevolezza, firmata e controfirmata da tutti. Non bastano le firme ancora, questo lo so meglio di chiunque altro, però prima non avevamo neanche queste, non avevamo neanche degli obiettivi condivisi. Si continuava a ragionare, ma sì, accettiamo un grado e mezzo di aumento della temperatura, cioè, vi rendete conto? Parlavamo dei decimali, quando di fronte c'è una scelta filosofica di fondo. Scusate, queste sono le agende che ho segnato e mi segnalano. Bene, direi di fare un'ultima domanda, per poi vorrei lasciare spazio al dialogo con gli ascoltatori, poi domani vogliamo con qualcuno di voi camminare, quindi vogliamo alzarci un pochino presto. Però sull'impatto della Laudato Si sulle altre fedi dobbiamo dire qualcosa, perché c'è stata più di una realtà, più di una confessione che si è sentita sollecitata, non solo quella ortodossa, su cui c'è una sintonia anche molto evidente. Ecco, su questo cosa possiamo dire? Che l'ambiente, ma non solo, questo tema della giustizia dell'ambiente è una frontiera sulla quale le religioni possono incontrarsi e dimostrare che è molto di più quello che ci unisce, no? Che quello che ci... Beh, questo ci ricollega anche all'attualità stretta, Diego. Perché abbiamo nelle orecchie tutti ancora le parole di Papa Francesco, ieri, mentre raggiungeva centinaia di migliaia di giovani, stiamo per arrivare al milione, a quello che ci dicevano stasera i nostri inviati a Cracovia, radunati per la GMG. Il Papa, con una lentezza che ha sconvolto qualcuno, e scatenato qualche polemista che non perde mai l'occasione per dire la sua su questi e per dare insegnare il credo agli apostoli, dico sempre io. Il Papa ha detto con molta nettezza che siamo dentro una guerra che anche nei confronti dell'ambiente, l'immagine dell'economia che uccide non l'ha usata la Laudato Si', l'ha usata l'Evangelii Gaudium, ma è ben presente nel pensiero di Francesco. Noi stiamo dentro un sistema economico. Questa economia, non l'economia in assoluto, l'economia non è un male in sé, l'economia è il governo della casa, questa è anche etimologicamente, quindi è una scienza preziosa, una scienza umana. Il problema è nel momento in cui non viene più considerata neanche la nostra università una scienza umana l'economia. Lì comincia il problema. Sapete che nelle nostre università la stanno estirpando dal novero delle scienze umane definitivamente, diventa una tecnica. Un'altra parte del sistema tecnoscientifico che dice il Papa nella Laudato Si' tiene sotto scacco tutto e in alleanza con l'economia propriamente detta sottomette, usa l'idea della sottomissione il Papa anche alla politica, condizionandola nelle sue scelte fondamentali. Ecco, di fronte a questo ci sono delle realtà, sono realtà religiose, quelle propriamente dette, non quelle che prendono in ostaggio Dio e lo utilizzano per i propri fini di potere, di affermazione, di autoaffermazione, per i propri commerci, che sono un'alternativa radicale a un mondo che sta perdendo il suo spirito vitale. È una spiritualità che aiuta a vivere tutto in maniera diversa. Il Papa è oggi il profeta più convinto di un'idea che non è sincretica, non è mettere insieme religioni perché sono tutte uguali, no. È l'idea di una grande alleanza degli uomini e delle donne che credono, degli uomini e delle donne di Dio, perché sul mondo, nel mondo, si realizzino cammini veri di pace, di convivenza, pacifica della diversità, che è la grande sfida che ci è data, che è quella della fraternità o della fratellanza. Per un cristiano è naturale che sia così, noi sappiamo di avere un padre e di essere figli, altri hanno un concetto un po' diverso di Dio, la radice è la stessa, ma lo considerano più padrone che padre, e però ci sono cammini lungo i quali possiamo incontrarci e dobbiamo farlo, e questo è anche il modo per disinnescare le guerre dell'economia che uccide e le guerre dei terroristi che sgozzano. Se qualcuno
qualcuno pensa che possiamo battere tutto questo con la logica dello scontro frontale, muro contro muro, progettiamo soltanto un futuro nel quale vincono i tagliagole. Vince la loro logica, vince la loro profezia negativa. È il mondo disperato e disperante nel quale gli uomini e le donne non possono vivere insieme se non dentro un'omogeneità assoluta, quindi dentro una serie di ghetti messi uno accanto all'altro, ognuno chiuso dalle proprie mura, incomunicabili. Beh, se questo è il mondo, io questo mondo non lo voglio. Io da cristiano so che devo costruire un mondo diverso. So che lo spirito deve essere libero di soffiare, so che devo prendermi dei rischi e affrontarli con coraggio, come fanno i nostri fratelli nelle terre dove il martirio non è un modo di dire, ma è una concretezza. La sorte che ha vissuto padre Jacques è la sorte di tanti sacerdoti, di tante religiose e religiose, di tanti fedeli cristiani semplici che affrontano questo aperto. Pensate ad Assia Bibi, che è in galera da quasi 6 anni, si avvia a stare in galera. Una delle grandi campagne del nostro quotidiano. Solo perché è cristiana non vuol dire che non è più cristiana, altrimenti sarebbe già fuori, madre di 5 figli. Pensate quanti di noi sarebbero disposti a fare questo. Pensate a Meryem Ibrahim, che ha partorito in carcere, in catene, pur di non dire non sono più cristiana. Poi è stata liberata grazie alla nazione anche del governo italiano, molto importante. L'abbiamo sollecitato in tanti modi, quindi siamo felici, però pensate che coraggio. Pensate, cambio radicalmente, Ishrat, potrei farvi altri nomi, vi parlo di Ishrat perché è un'altra donna, le donne sono spettacolari quando decidono di dimostrare agli uomini e alle donne che cos'è il coraggio. Ishrat è un'imprenditrice bengalese, del Bangladesh. Una donna che ha lavorato insieme a imprenditori di tutto il mondo, una donna che andava a capo scoperto ma era musulmana, una donna che si è battuta a lungo contro il lavoro minorile, lo sfruttamento del lavoro minorile nel suo paese, facendolo insieme a sacerdoti cattolici, insieme a imprenditori di buona coscienza, credenti e non credenti, ma che sono andati lì, io dico respirando cristiano, anche dal nostro paese, cioè sapendo cosa volevano fare, perché volevano farlo e come volevano farlo, in maniera sostenibile, umana. Era una delle persone rinchiuse nel ristorante dove sono arrivati gli sgozzatori che si sono autoproclamati fedeli del Daesh. Lei poteva salvarsi se avesse recitato i versetti del Corano che conosceva. E con un altro studente che ha preferito rimanere accanto alla sua amica là, non ha voluto pronunciare le parole che l'avrebbero salvato la vita. La definirono una disobbediente per come si comportava. Era un'obbediente a Dio. Lei ha pensato e ha detto, come è stato riferito poi da quelli che hanno assistito alla scena, io non posso darvi ragione mettendo la parola di Dio al servizio del vostro progetto di morte. Io non gli dico i versetti del Corano che mi avete chiesto. Preferisco morire con i miei amici cristiani piuttosto che inchinarmi alla vostra logica. Ecco, io credo che noi sui giornali dovremmo raccontare, noi ci avvenire lo facciamo, più queste persone che i tagliagole. Dobbiamo dare conto ovviamente di tutto, però le persone davvero esemplari, quelle che devono accendere gli imitatori, e noi parliamo troppo degli altri, accendiamo gli altri imitatori, imitatori dei sicari, dei tagliagola, sono queste persone qui, queste sono le persone di fede. Quando Papa Benedetto diceva, citando Agostino nel libro Luce del Mondo, sono tanti che sono dentro che in realtà sono fuori, lo ridico a memoria, e sono tantissimi che stanno fuori che in realtà sono dentro. Non è sincretismo questo, non è essere buonisti, è riconoscere il bene là dove c'è,